All'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, in concordato preventivo, da aprile proseguono le proteste dei lavoratori della ditta che ha in appalto servizi e pulizie. Chiedono di essere stabilizzati, intanto il fronte sindacale è sempre spaccato. Perché i lavoratori dicono che il Miuli non vuole risparmiare? Siccome questo è un ospedale che è in concordato preventivo, ritengono che, dato che offrono questa prestazione da circa 30 anni qui all'interno dell'ospedale, alcuni di loro, se il Miuli assumesse direttamente i lavoratori nei propri organici, probabilmente, anzi quasi sicuramente dico, il Miuli riuscirebbe anche a risparmiare delle cifre. Fuori protestano i 148 dipendenti della Care Service, la società che ha in appalto pulizie e ausiliariato dell'ospedale Miuli, senza stipendio da luglio e con la spada di Damocle dell'annunciato avvio della mobilità per 36 unità. Chiedono la stabilizzazione. Dentro, riuniti in assemblea convocata dalla CGIL, un centinaio di dipendenti dell'ospedale a cui il sindacato spiega perché ha deciso di non firmare l'accordo per la solidarietà, sottoscritto dagli altri sindacati, che taglia buoni pasto, straordinari e congela il premio di produttività, senza, dice la CGIL, aver consultato i lavoratori. Noi abbiamo ritenuto opportuno, intanto, considerando che questo accordo interviene sulle tasche dei lavoratori, sulle risorse economiche dei lavoratori, prima di firmare questo accordo chiedere l'avallo dei lavoratori stessi. E per fare questo abbiamo chiesto anche alle altre organizzazioni di tenere un'assemblea unitaria per poter spiegare l'accordo nel merito, confrontarci con i lavoratori e acquisire, come dire, l'assenso o meno a sottoscrivere l'accordo. Purtroppo le altre sigle si sono rifiutate di fare questa assemblea insieme a noi.